Agostino Fallara, allora slalom di Laganadi, quarto assoluto, di nuovo nella parte alta della classifica. Ci stai prendendo gusto? No, gusto, c'è sempre gusto in ogni gara. C'è sempre gusto a correre e cercare di arrivare e sempre. E nuove emozioni, sempre. Le emozioni sono la cosa principale. Come si è comportata la Violetta su questo per... Aspettiamo un po'. Ecco. Come si è comportata la Violetta in questo percorso tecnico? Si è comportata bene e male, a livello che non mi piaceva di trazione, perché troppo pattinava, troppo, anche adesso c'avevo gomme nuove, però una strada perché ha piovuto e quindi c'era troppo umido e grip ce n'era pure poco. Diciamo con un asfalto con diverso i tempi si possono migliorare? Sì, possono migliorare già con l'asfalto diverso, ma pure se rischiavo io potevo migliorare, però non ho voluto rischiare. Non ne valeva la pena? No, perché prendere il rischio e buttare una macchina no. Bene, io ti dico che comunque hai qualcuno che ha rischiato, che ti è arrivato attaccato dietro e c'ha un X19 e quinto assoluto è Vincenzo Suraci, che ha voluto fare la sua intervista vicino alla tua macchina. Vedi, è un grande amico mio, ci rispettiamo tanto e sono contento per lui che ha fatto una bella prestazione. È felicissimo perché è dietro di te. Lo so, anche io sono molto felice per lui e faccio i complimenti a tutti gli altri piloti anche. Bene. Grazie mille. Oddio, meritavi di stare dietro la lavagna. Comunque ti mettiamo qua sul palco. Ti diamo classe S4 e gruppo S. Ci dispiace, non sapevamo a chi darla e abbiamo trovato te per strada. Agostino Fallara vince il gruppo S, vince la classe S4 a favore di Antonello Bruno. Grazie. Sulla destra, signori, sulla destra. Eccolo qui. Perfetto, grazie ad Agostino, sempre dal decimo al primo, decimo agli scacchi, numero 35, Francesco Crucitti. Nono classificato il numero 33, Demetrio Frascati. Ottava piazza assoluta per il numero 34, Antonino Germano. Settima posizione per Giorgio Corsaro. Sesta piazza per il numero 21, Claudio Giamboi. Andiamo alla top 5, signori. Tempo di una piccola e veloce riorganizzazione interna. Top 5, numero 19, quinto assoluto, Vincenzino Suraci. Quarto classificato, il numero 20, Agostino Fallara. Top 3, signori, podio assoluto. Podio basso per l'anziano, per il capitano, per il gran veterano, per il numero 5, Gaetano Piria, che non c'è. Secondo classificato, podio di mezzo, risultato d'onore per il numero 4, Gaetano Rechichi. Unplane, domenica full optional, risultato pieno per... il nostro Super Jolly, una promessa già mantenuta del team Piloti per Passione, vincitore della Coppa Calanna Laganati del Challenge Calabria Slalom 2022, il numero 6, Antonino Branca. Un applauso a tutti voi da ovunque veniate per il tempo, per i chilometri e per la fatica spesa in nostra compagnia. Grazie di cuore a tutti e complimenti. Thank you.